Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cafoscari, bentornati ad Audite Gentes. In questa seconda puntata del format prodotto in collaborazione con la Fondazione Ugo e Olga Levi, andiamo ad approfondire la biografia e l'opera di un artista, matematico, compositore, studioso, tra i più importanti, del Cinquecento, Josefo Zarlino. Di Josefo Zarlino abbiamo già in qualche modo accennato nella scorsa puntata, la puntata zero di questo programma, in cui si introducevano le attività della fondazione, tra cui appunto il concerto per le ceneri che viene fatto ogni anno e che nel 2017 è stato dedicato proprio a Zarlino. Ma il concerto per le ceneri non è stata l'unica iniziativa organizzata dalla Fondazione Levi nel 2017, anno in cui ricorreva il cinquecentenario dalla nascita di Zarlino. Oltre a quell'esibizione, dalle cui registrazioni traiamo gli ascolti di questa puntata, c'è stato un altro concerto organizzato all'interno della Basilica di San Marco, una mostra ospitata dalla Biblioteca Marciana, sempre in Piazza San Marco, e un convegno internazionale, grazie al quale diversi studiosi hanno potuto tornare sulle fonti biografiche e bibliografiche di Zarlino e approfondire la conoscenza di una delle figure più importanti del Cinquecento veneziano. E farvi conoscere Josefo Zarlino è ovviamente lo scopo di questa puntata di Audite Gentes, ma non sarò io a farvelo scoprire. Lo farà per noi Jonathan Pradella, che è dottorando all'Università di Friburgo, in Svizzera, diplomatosi poi a Venezia in musica corale, direzione di coro e prepolifonia, ma anche cantore egli stesso e direttore di cori in Italia e all'estero, ed esperto di musica veneziana del 5 e 600. Il mio incontro con Zarlino è stato completamente casuale. Un giorno mi ha chiamato la professoressa Zanoncelli della Fondazione Levi e mi ha chiesto se mi avrebbe fatto piacere partecipare al convegno internazionale per il quinto centenario della nascita, con una relazione sulla vita di Zarlino nelle fonti archivistiche veneziane. Io, un po' per incoscienza, un po' perché mi sono fidato, ho accettato e mi si è aperto un mondo letteralmente, sia per l'ampiezza del tema che per il numero e la qualità degli studiosi che ho avuto l'onore di conoscere. Josefo Zarlino nel Cinquecento è senza dubbio il più grande teorico musicale al mondo e probabilmente il più influente per i due secoli successivi, eccettuato forse il padre Marin Marsan fino a Jean-Philippe Rameau. Meno noto finora come compositore, il suo contributo alla scienza della musica è stato enorme, forse amplificato dalla straordinaria capacità didattica. Per Zarlino, cito, «musico è colui che nella musica è perito e ha facoltà di giudicare quello che in tale scienza si contiene, non per il suono, ma per ragione». Ma aggiunge poi che questo non basta perché, cito ancora, «se alle cose appartenenti alla pratica darà opera, farà la sua scienza più perfetta, et musico perfetto si potrà chiamare». Perfetto naturalmente nel senso etimologico di completo, cioè solido fin dalle fondamenta. E Zarlino si percepisce come nel punto di convergenza di un pensiero musicale che parte non da Boezio ma dai teorici greci, di Pitagora, Aristosseno, Tolomeo, e, modestamente, sa di voler stabilire con la sua sintesi un fondamento irrinunciabile per i posteri. Bisogna dire che la musica franco-fiamminga di Dufay, Ockeghem, Josquin aveva raggiunto vette vertiginose di perizia nel contrappunto, quando tra fine del 400 e primi del 500 inizia a trovare un grasso mercato in Italia, si trasforma, diventa qualcos'altro. Il mio maestro diceva che dipende dal sole italiano. Una nuova capacità di comunicare, ripensando il rapporto fra suono e parola, promuovendo il valore espressivo delle dissonanze e iniziando a potenziare l'effetto drammatico con la suddivisione del coro in semicori, in blocchi sonori cangianti e concorrenti. A Venezia, il fiammingo Adrian Willert fu maestro di cappella di San Marco per 35 anni a metà del Cinquecento. Non è l'inventore dei famosi cori spezzati, ma certo è colui che ha reso questa tecnica, ma ancor più l'aderenza della musica al testo, nella forma e nel contenuto, un emblema dello stile marciano e di Venezia stessa. Non è un esperimento isolato, perché attorno a lui si radunano tanti allievi, parecchi dei quali dai nomi stellari: Cipriano d'Erore, Girolamo Parabosco, Costanzo Porta, Nicola Vicentino, Andrea Gabrieli e lo stesso Zarlino. Zarlino è pienamente e orgogliosamente discepolo di Messer Adriano e a sua volta formerà o influenzerà schiere di studenti: Vincenzo Galilei, che è il padre di Galileo,
Giovanni Maria Artusi, Giovanni Croce, Girolamo Lambardi, Giovanni Matteo Asola, probabilmente Girolamo di Ruta, e naturalmente molti di più sono quelli che si formeranno sui suoi trattati. Mazzarlino è anche uomo di contatti, sperimentazioni, approfondimenti culturali a tutto tondo, conosce Tiziano e certamente ha stretti contatti con Tintoretto che, almeno in un quadro, allude al scenario, che è un'acquisizione centrale del pensiero zarliniano. In pratica, i rapporti fra gli intervalli pitagorici erano basati sui soli numeri 1, 2, 3, 4, la tetractis pitagorica, e la loro somma 1 più 2 più 3 più 4 fa 10, il numero dell'universo. Allora, 2 interi, l'intervallo di ottava, 3 mezzi è la quinta, 4 terzi è la quarta, Zarlino estende la tetractis fino a comprendere gli interi 5 e 6, quindi razionalizzando con la stessa proporzione l'intonazione delle terze maggiori, 5 quarti, e minori, 6 quinti. E poi conosce Jacopo Sansovino e frequenta suo figlio Francesco, ma anche Paolo Manuzio, figlio di Aldo, celeberrimo umanista e tra i più grandi editori, poi poeti, scrittori, notai, ovviamente ecclesiastici e politici, ma non abbiamo qui il tempo di nominare. E promuove la traduzione dei teorici musicali greci, è anche storico, cronologo, astronomo, conosce Giovan Battista Benedetti, Giovanni Nicolò Doglioni. Il matematico e umanista Bernardino Baldi fu l'autore del primo tentativo di compilare una storia delle scienze matematiche in epoca moderna. Conobbe personalmente Zarlino e fu il suo primo biografo. Può sorprendere che abbia inserito tra le vite dei matematici quella dello stesso Zarlino, spiegando che lui era, cito, non solo cantore, ma musico eziandio, cioè matematico. E in effetti diede contributi fondamentali allo statuto della musica tra le arti liberali e sul metodo e le procedure della musica come scienza matematica, spostando l'ambito della dimostrazione da Pitagora a Euclide, dall'aritmetica alla geometria. Giusto per fare un esempio, sarebbe bello se la musica fosse descrivibile matematicamente con rapporti semplici tra gli intervalli. Purtroppo già Pitagora si era accorto che c'era qualche problema. Se in un'ottava, due interi, ci stanno 12 semitoni, e in una quinta, tre mezzi, ce ne stanno 7, ci aspetteremmo che salendo di 7 ottave e scendendo di 12 quinte dovremmo tornare al punto di partenza. Purtroppo non è così, perché nessun multiplo intero di 2 è anche multiplo di 3 mezzi. E la differenza è ben percepibile anche da un orecchio non troppo allenato. È il famoso comma pitagorico. Ma il punto non era tanto nella pratica, dove i suonatori sapevano come aggiustare al volo le cose, quanto nella teoria. Zarlino inventa soluzioni eleganti per diverse classi di strumenti e le giustifica razionalmente per via geometrica. Il testo del primo ascolto è tratto dal Cantico dei Cantici, un poema biblico che intravede nelle peripezie amorose di due sposi amanti la passione viscerale di Dio per Israele. Capite nobis vulpes è il titolo. Prendeteci le volpi, anche le volpi piccoline, che devastano la vigna. Lo dicono insieme i due innamorati. Sono golose dell'uva matura e nell'Oriente antico erano simbolo dell'amante avido di piacere. Sono piccole, quindi non pericolosissime, ma la loro cattura serve a proteggere l'amore. Nulla deve poter contrastare questo sogno d'amore. Dilectus meus mihi et ego illi. Il mio diletto è per me e io per lui. Venne pubblicato nel 1549 come parte del primo ciclo polifonico sul Cantico e testimonia una straordinaria convergenza di intenti musicali, teoretici e teologici.
Si tratta di uno dei primi lavori di Zarlino, scritto certamente tra il 44 e il 47, e mostra quanto l'allievo ha imparato da Willaert e quanta propria erudizione vi abbia aggiunto. È palese il progetto di intonare l'intero libro biblico in un ciclo di mottetti. Il testo è integro, senza omissioni o ripetizioni. La particolare traduzione dall'ebraico di Isidoro Chiari è seguita da Zarlino nei minimi dettagli formali della sintassi, nella punteggiatura, addirittura nella forma visiva del testo per mezzo di pause. Gli 8 capitoli del cantico vengono fatti corrispondere rispettivamente agli 8 modi, dunque nessuna associazione affettiva con l'ethos dei modi, ma solo un principio formale astratto. Il tessuto musicale è denso, i madrigalismi sono infrequenti e sobri, e quasi mai ci sono delle vere cadenze. Il contrappunto è libero, quasi imitativo, comunque influenzato dal fatto che ogni voce intona il testo integralmente, come fanno gli ebrei. Ben fatto, verrebbe da dire, ma insomma manca la fantasia, manca la direzione. Attenzione, si tratta di una lectio continua, una cantillazione in stile ebraico trasferita in polifonia. Se non canti una parte vocale non capisci il testo nella sua interezza. Non è quindi destinata a un uditorio, ma a monaci o accademici per la loro elevazione spirituale. Geniale. La famiglia di Zarlino è originaria di Alessandria, ma deve lasciare la patria a motivo delle guerre che nei primi anni del Cinquecento insanguinano il nord Italia. Si sposta quindi prima a Cremona e poi, dopo la battaglia di Agnadello, a Chioggia. Non è chiaro perché finiscano proprio a Chioggia, che per diversi anni a venire dovrà gestire un discreto numero di profughi, ma la famiglia, anche se di onesta condizione, riuscirà a far entrare il piccolo Giuseppo, nato con buona probabilità nel 1520, tra il clero. D'altronde lo zio paterno si era fatto frate francescano con Paolo da Chioggia, che fu poi uno dei primissimi cappuccini, e un altro suo parente era un dipendente della curia vescovile. Oltre alla formazione ecclesiastica, che lo porterà fino al sacerdozio nel 1540, manifesta presto del talento con le note, dirà di sé: «Io, fin dai teneri anni, ho sempre avuto naturale inchinazione alla musica». Sarà prima cantore del Duomo di Chioggia e quindi organista titolare. A Chioggia sarà molto apprezzato anche umanamente per tutta la vita, tanto che, ormai maturo, la città lo chiederà addirittura come vescovo. Tuttavia alcune discordie lo spingono a lasciare la sua città natale, Chioggia, cui resterà sempre legato, per Venezia, probabilmente con la raccomandazione del suo maestro d'organo Marcantonio Cavazzoni, cantore di San Marco e amico intimo di Willaert. Con il fiammingo studierà dal 41 al 44, 3 anni fondamentali, ma nello stesso tempo, da vero umanista, studierà l'ebraico e il greco, logica e filosofia. Studiare a Venezia deve essere stato piuttosto caro anche 5 secoli fa, e non è chiaro come Zarlino si mantenesse all'epoca, probabilmente integrava dando lezioni e qualche altra prestazione musicale. Una dozzina di anni dopo, sappiamo che verrà investito di un titolo, e quindi di un beneficio, nella campagna padovana, e una mansionaria presso la Scuola Grande della Carità. Nel frattempo progettava le istituzioni armoniche, prendeva parte al progetto grandioso dell'Accademia Veneziana della Fama, che per un quadriennio circa, fino all'arresto drammatico del fondatore, riunì il meglio delle teste pensanti della Laguna. E ovviamente tentava di raggiungere una posizione. Non riuscì a diventare maestro di cappella della Cattedrale di Padova, ma intratteneva fitti contatti con gli estensi di Ferrara e i loro musici. Finalmente divenne cappellano di San Severo, alle dipendenze delle potentissime monache di San Lorenzo e, complice la raccomandazione di Suor Candia Venier, sorella dell'eroe di Lepanto e futuro doge Sebastiano, riuscì a entrare nel mirino dei procuratori di San Marco e succedere a Cipriano d'Erore in un momento molto difficile per la cappella ducale. Zarlino era sì ben introdotto nei circoli intellettuali ed ecclesiastici che contavano, ma era anche un teorico e musico di chiara fama, non solo professionale, ma anche umana. Nominato maestro di cappella, non aveva più necessità di pubblicare musica e le sue sfide riguardavano la gestione musicale del più potente apparato cerimoniale della Serenissima, nel servizio quotidiano della liturgia in basilica come nelle visite di principi e ambasciatori, che il doge naturalmente ci teneva a lasciare a bocca aperta. Inoltre continuò alacremente a precisare e integrare il suo pensiero, non sottraendosi ad aspre polemiche sulla teoria musicale, la più celebre delle quali con il suo ex allievo Galilei, ma anche sulla storia,
relativamente al fondatore dei Frati Cappuccini. In qualità di matematico astronomo, gli fu anche richiesto un parere esperto sulla riforma del calendario giuliano, poi attuata nel 1582 secondo il criterio attuale, che però non è quello proposto da Zarlino. Morirà nel 1590 fiaccato dalla gotta, che da anni gli tormentava mani e piedi, ma ancora sufficientemente lucido da curare con la solita acribia la pubblicazione della sua opera Omnia nel 1589. Il secondo ascolto è un madrigale a 5 voci su I vo piangendo, l'ultimo sonetto del canzoniere di Petrarca prima della canzone alla Vergine. Consiglio di ascoltare con il testo di Petrarca in mano. Fu pubblicato nel 1562, ma scritto certamente prima del 57, perché è citato nelle istituzioni armoniche, come esempio di nono modo. Chissà se Zarlino vi ha intravisto una qualche coerenza con il suo percorso biografico. Certamente, consapevole del proprio immenso valore, condivide l'impegno e l'ansia di Petrarca di trovare adeguato riconoscimento al proprio talento e allo stesso tempo si rende conto che manca sempre un quid, che alle imprese umane è precluso e che si intuisce essere nelle mani di un tu che conosce le mie miserie e le mie fragilità, e proprio per questo è l'unico in cui si può riporre la speranza. Thank you.
Seguendo il testo, si nota, come del resto in Willaert, una voluta sincronia tra versi e cadenze, che hanno un chiaro valore sintattico, seguendo passo passo l'architettura del sonetto. Non c'è traccia qui di pittura delle parole, né di artifici retorici locali tipici del madrigale, ma non si tratta certamente di una preghiera asettica e cerebrale, lo indica anzitutto la scelta del modo, un nono trasportato, che determina la grana, il tessuto del brano. L'umore globale è malinconico, fatta eccezione per un momento collerico in Sì che s'io vissi in guerra et in tempesta, che si smorza in mora in pace et in porto. Certo, è musica che funziona con criteri diversi da Monteverdi. Volendo un paragone a spanne, Monteverdi sta a Zarlino come Caravaggio sta a Tiziano. La letteratura su Zarlino è ampia, anche vivente lui stesso. Tra le monografie più recenti segnalo le edizioni moderne dei mottetti del 1549 e degli anni 60, edite dall'americana AR Editions nel 2006, 2007 e 2015. Sono tre volumi irrinunciabili per conoscere direttamente la gran parte della musica pubblicata da Zarlino. Le curatrici sono Crystal Collins Judd e Cateline Shields. Nel 2016 è uscito anche di Guido Mambella Giuseppo Zarlino e la scienza della musica nel Cinquecento, dal numero sonoro al corpo sonoro. È un'indagine sintetica ma approfondita intorno all'evoluzione del pensiero di Zarlino sulle basi matematiche della musica. L'eredità artistica di Zarlino è forse più evidente nella produzione dei discepoli che nelle sue relativamente poche composizioni superstiti. L'unica pubblicazione di musica sotto la sua responsabilità furono i Musici Quinque Vocum Moduli del 1549, mentre le Modulaciones Sex Vocum del 66 furono curate da Zusberti, cantore della Cappella Ducale. Del 1563 sono le tre Lectiones Pro Mortuis pubblicate nei Motetta Cipriani d'Erore. Una dozzina di madrigali furono inclusi in diverse raccolte tra il 62 e il 70. Online si trovano ottime registrazioni sia dei mottetti del 49 che delle Modulaciones del 66. Tra le opere superstiti, sul piano teorico musicale, eccelle naturalmente la trilogia Istituzioni armoniche del 58, Dimostrazioni armoniche del 71 e Supplimenti musicali dell'88. Sul piano astronomico cronologico, il discorso intorno al vero anno in cui fu crocifisso Gesù Cristo del 79, il De vera anniforma e le risoluzioni di alcuni dubbi sopra la correzione dell'anno di Giulio Cesare. In ambito storico, teologico e morale, abbiamo l'informazione sull'origine dei frati cappuccini del 79 e il Trattato della pazienza. Va notato che le sue opere a stampa sono notevoli sul piano editoriale e curava personalmente la grafica, le illustrazioni, l'impaginazione, l'allineamento delle sillabe alle note e correggeva a mano gli errori di stampa. Aveva intuito da subito le potenzialità didattiche del nuovo mezzo di comunicazione, ma dalla cura con cui promuoveva la sua immagine editoriale diremo anche il valore della stampa in termini di marketing. Oggi a tempo perso farebbe il web designer o l'influencer, o più correttamente gli si attaglia il concetto di polimata, cioè uomo universale o umanista rinascimentale in senso pieno. Dicevo che posteriormente al 1570 non esistono brani a stampa e non sono ancora stati rinvenuti brani manoscritti di Zarlino. È davvero un peccato, adesso che la sua musica superstite è edita e quasi tutta incisa e vecchi pregiudizi negativi superati. Sono ben 20 anni della sua vita in cui avrà certamente composto tantissimo proprio per il suo servizio in Cappella Marciana e certamente seguendo o anticipando l'evoluzione del gusto e l'ampliamento delle circostanze cerimoniali e quindi della committenza. Basti nominare le solennissime feste per la vittoria di Lepanto nel 1571. Cito: «Pareva che s'aprissero le cataratte dell'armonia celeste e tella diluviasse dai cori angelici». O la visita di Stato di Enrico III, re di Francia, nel 74, l'inaugurazione del Tempio del Redentore il 21 luglio del 77, in seguito alla liberazione dalla peste, e la visita dei principi giapponesi nel 1585. Tutte occasioni in cui Venezia voleva colpire e stupire l'ospite illustre, esagerare nella raffinatezza e nella magnificenza. Quindi, per ultimo, ho scelto un brano di un allievo di Zarlino, Giovanni Croce, chioggiotto come lui e suo successore non immediato a San Marco. In verità l'ha scelto mia figlia di 8 anni che, passando mentre ascoltavo il DVD, mi ha detto «Bello questo papà!».
Bucinate in Neomenia tuba, ossia suonate la tromba nel plenilunio nostro giorno di festa, fu pubblicato nel secondo libro di mottetti a otto voci del 1605. Si tratta di un brano strutturato in due cori, che a Venezia erano solitamente asimmetrici, cioè contrastanti nel volume sonoro, perché uno composto da solisti e l'altro dalla cappella, in genere 4 e 8 cantori. Ma potevano esserci raddoppi strumentali a seconda della solennità delle feste. Il testo è costruito con un collage di versetti ritagliati da salmi di lode, intervallati ad alleluia sempre diversi. Naturalmente qui i cori giocano a imitare gli strumenti con effetti di grande mobilità tipici dei cornetti, ritmi incalzanti e coinvolgenti, esplosioni sonore nei tutti a imitazione dei tromboni. Finisce qui la seconda puntata di Audite Gentes dedicata a Gioseffo Zarlino. Ringraziamo Jonathan Pradella per il bellissimo approfondimento e ovviamente la Fondazione Ugo e Olga Levi. Anche in questa puntata le musiche sono state tratte dal DVD Musico Perfetto Gioseffo Zarlino nel quinto centenario della nascita, che riprende il concerto per il Giorno delle Ceneri tenutosi a Venezia il 1 marzo 2017 dall'ensemble vocale Odecaton, direttore Paolo Dacol. Per altre informazioni sulle attività della Fondazione, vi rimando al sito fondazionelevi.it. Noi ci risentiamo il mese prossimo.